E benvenuti sul mio canale, io sono Mike e oggi volevo parlare del mio coming out. E prometto che se mi vedete un po' muovermi, perché sto tenendo il cellulare con il classico bastone con i selfie, non sono ancora molto organizzato tra cavalletti apposta per il cellulare o magari la qualità non è chissà che cosa, che magari non ho una fotocamera o non ho le luci che usano i classici youtuber. Sto usando la luce del sole, quindi oggi approfitto di girare questo video per voi che molti mi hanno chiesto, perché prometto anche che quando ho fatto il mio primo coming out, che non è manco stato da tanto tempo, è stato l'anno scorso, quindi una cosa diciamo semi fresca ancora. Ho scritto un post, vari post su Facebook. Per chi volesse seguirmi su Facebook, mi chiamo Michael Cara. Casomai vi metto giù il link sotto nella descrizione. E quindi ho raccontato, ho fatto un breve racconto di quello della mia esperienza, insomma, un breve racconto della mia esperienza a confronto ai miei genitori. Poi da lì ho avuto dei vari commenti di persone dicendo che genitori fortunati, che bella famiglia, eccetera, eccetera. Per raccontare la mia esperienza, quello che ho vissuto io con i miei genitori, che vi dico che avevo una paura, un terrore assurdo. Avevo paura che magari venivo buttato fuori di casa o ero scriminato tra i miei genitori. Sai, sono tutte le paranoie mentali che mi faccio. Io sono una persona abbastanza paranoica, quindi ho fatto di tanti quelle idee proprio alla fine. Vabbè, oltre a raccontare la mia storia, più che storia, sì, tipo un story time, no, del mio coming out, volevo anche magari aiutarvi, che ci sono molti di voi che magari si vergognano ancora di... Si vergognano solo semplicemente di essere quello che è, alla fine, nel senso... Dobbiamo imparare a essere se stessi. Io, siccome che adesso ho 23 anni, all'età di 22, ero, diciamo, un po' nascosto. Cioè, creavo tipo una maschera su di me. Perché prima facevo molto caso a quello che pensavano le persone, alle genti, cioè, scusatemi il mio italiano perché sono un po' emozionato, quindi perdonatemi. E allora volevo dire, dovete essere voi stessi, nel senso, adesso vi racconto, partiamo già. Da già quando ero piccolo, quando ero all'asilo. Allora, già all'asilo mi sentivo un po' diverso dagli altri compagnetti, perché c'erano chi all'asilo giocavano tipo con le figurine, a me non mi piaceva proprio, nel senso. Poi c'era anche chi giocava con le macchinine, vabbè, quelle macchinine mi piacevano anche a me. Però io non ero attaccato con i maschietti. Nel senso che avevo un dialogo o che ci giocavo con loro. Ero sempre attaccato più alle femminucce. Tipo che giocava, tipo, mi ricordo che c'era tipo una specie di cucina, io facevo finta di essere tipo il cuoco o il fruttivendolo che vendevamo questa verdura frutta di plastica con questo specie di negozietto fatto in legno, cioè una cavolata, no? All'asilo. E andavo molto più d'accordo con le femmine rispetto ai maschi. Poi crescendo, la prima, la seconda, la terza elementare,
già lì diciamo che molti iniziano già a fare tipo le battute del cavolo, no? Sai, classici tipo F, Eute, perché non voglio dire le parolacce perché non è proprio bello, perché c'è la massima volgarità che ho avuto nei miei primi confronti. Però comunque sia, notavo questa cosa rispetto agli altri perché io rimanevo più delicato come ragazzo rispetto agli altri. Infatti anche molte persone che, cioè, conoscenti, nel senso, fermavano mia madre dicendo: "Ah, ma com'è bravo il tuo figlio, lo vedo molto delicato rispetto al classico maschietto che magari è super iperattivo o che voleva fare le cose", che io magari rimanevo un po' magari schizzinoso su determinate cose. Insomma, non so come spiegarvelo. Però dentro di me ho fatto una specie di barriera, quindi avevo paura, perché, cioè, prometto che avevo comunque sia anche attratto fisico, ero più attratto, cioè, con i maschietti, no? Più che con le femminucce. Comunque, vabbè, mi ricordo quando avevo 5 anni. Mi sono fatto regalare dai miei genitori la famosa cuccina rosa. Non so se ve la ricordate, però tanto tempo fa uscì questa cuccina rosa che io a tutti i costi la volevo. Ero proprio innamorato di questa cuccina rosa che aveva tipo il frigorifero, la lavatrice. Era carina, no? E quindi, nel senso, infatti, dopo per Natale ho ricevuto, all'età di 5 anni, ho ricevuto questa favolosa cuccina rosa. Vabbè, già da lì c'era un po' anche da capire, no? Soprattutto magari mio padre poteva già intuitire, cioè, qualche cosa. Perché avevo vergogna, ovviamente vergogna di essere me stesso con il mondo intero. Perché si sa che comunque sia nel mondo è pieno di cattiverie e quindi avevo paura di essere giudicato. Vabbè, se, le stesse, cioè, le cose un po' così, no? Scusatemi se non sono professionale a parlare, perché nel senso sono molto emozionato a parlare di questa cosa. Va fatto che dopo ho avuto a 14 anni, quasi 15 anni, la mia prima ragazzina, no? Però mi ricordo che è anche più grande di me questa ragazza. Io avevo tipo 15 anni, lei era tipo maggiorenne, però vabbè. Aveva tipo, quanti ne aveva? Boh, quanti ne avrà avuto? Magari 19, 18-19 anni. Che pedofila! Vabbè, scherzo. E comunque sia, nel senso, ho avuto un rapporto, però, cioè, fatto e tutto, però nel senso non mi soddisfava, nel senso che non avevo questa attrazione come lei aveva attrazione su di me, ma io non avevo l'attrazione su di lei. Però, nel senso, ho usato questa scusa, nel senso perché dentro di me mi sono. È brutto quello che sto dicendo, comunque sia perché dentro di me mi sto. Cioè, mi sono detto, vabbè. Vabbè, allora provo, magari, cioè, magari se io ci vado a letto con questa ragazza, magari cambio idea, magari, cioè, nel senso, magari se inizio a fare qualche cosa con la ragazza, quindi mi potrebbe anche piacere, potrei cambiare certe idee in cui mi sono posto confronto dei ragazzi. Però diciamo che è andata malissimo, ecco. No, l'anno scorso che mi tenevo nascosto questa cosa. Se sentite sottofondo è mia madre che sta gridando con il cane, scusatemi. Mi sono trasferito qui in Sardegna, comunque sia. Adesso sono qui da circa 3 anni. Sì, penso che sono qui da 3 anni qui in Sardegna. E ho conosciuto questo ragazzo.
sinceramente non pensavo manco che fosse gay questo ragazzo, però non voglio fare nome e cognomi, era troppo, nel senso, carino, no? Questo ragazzo qui, alto, proprio solare, era proprio... Quindi, nel senso, al primo incontro, mi ricordo che ci siamo incontrati proprio così, che ero in giro con Zora, il mio Rottweiler. Se non avete, cioè, se non sapete chi è, guardate il mio video precedente in cui ci sono tutti i miei animali, che si titola Amici a quattro zampe. Ed era piccolo, aveva tipo 3 mesi, era una cucciola, lui si è avvicinato e ha fatto i complimenti a Rottweiler, eccetera, no? Poi mi manda la richiesta d'amicizia su Facebook. E poi mi fa, ma sei gay, no? E io ho detto, no, cioè l'ho negato per la paura, no? Di essere giudicato, di... faccio, no, non sono gay, ma cioè... Cioè, faccio anche se, tipo, se lo fosse, no? Vi ho detto proprio così, che problema c'è, no? E lui fa, no, guarda, stai tranquillo perché io lo sono. E io, ah, cavolo. Dopo lui mi invitò ad uscire, questo ragazzo. Però io non ci sono subito uscito perché avevo paura, molta paura di uscire. E quindi diciamo che l'ho fatto proprio un po' aspettare, poverino. Dopo un po' mi sono deciso. Vabbè, nel senso, alla fine mi sono detto, la vita è mia, non è che posso nascondermi la vita per quello che sono realmente. E allora, nel senso, ci siamo visti, siamo usciti insieme, no? Quindi mi sono confidato, nel senso, guarda, sinceramente sì, sono gay, eccetera, no? E lui è stato molto gentile comunque sia, perché ha detto, guarda, confido una cosa, meglio che lo dici ai tuoi genitori, perché alla fine ti vogliono bene, perché sono sempre, cioè te sei sempre il loro figlio, quindi ti devono capire, no? Ho detto di essere me stesso e tutte queste cose. E allora sono passati un po' di giorni, no? Perché io mi ero innamorato anche di questo ragazzo, eccetera, no? Perché ho avuto, nel senso, il mio primo bacio con uno, primi sentimenti con una persona, cioè, che proprio, cioè, mi piaceva tutto, sia mentalmente che fisicamente, tutto. E quindi ho detto, vabbè, nel senso, o la va o la spacca. Quindi mi ricordo che ero qui in camera, no? Mia mamma era in bagno, che si stava truccando, e io gli faccio, mamma, guarda, devo dirti una cosa, no? E mia mamma mi fa, dimmi, no? Cos'è che c'è? Dimmi. Dopo lì mi è venuto il panico totale. Mi sono messo a piangere come un bambino. E faccio, guarda, mamma, non volermene, però... è un figlio ricchione, cioè ho detto, guarda, sono gay. Mia mamma mi ha guardato, no? Mi ha abbracciato, mia mamma, detto, mi ha guardato negli occhi e mi fa, ma scusa, ma vattene a fanculo, mi hai fatto spaventare, pensavo che era successo qualcosa di grave. E poi ha detto, comunque sia, ha detto, guarda, che comunque sia, da mamma, comunque sia, sospettavo qualche cosa, no? Cioè, ti conosco bene, quindi ti sospettavo di qualcosa. Comunque si è detto, guarda che non è manco una malattia, deve essere te stesso, anzi sono contenta che me l'hai detto. Era tutta contenta e fiera con me. Però non avevo coraggio di dirlo a mio padre. Cioè, mio padre non ha, nel senso, prometto che non ha nulla contro i gay, eccetera. Però, nel senso, magari la poteva... non lo so, erano sempre le mie solite paranoie, no? Quindi l'ha detto mio padre, cioè mia madre l'ha detto mio padre il giorno stesso, no? Mio padre anche lui ha detto, guarda, stai tranquillo perché guarda,
Cioè, è più grave se avevi una malattia, no? Nel senso, è la tua vita, nel senso, i tuoi gusti sessuali sono cavoli tuoi, per me, nel senso, sei sempre mio figlio, ti voglio sempre bene. Anche se però, magari le prime 2-3 settimane, un mesetto, un po', non è che li scocciava, però, sai, giustamente io entro anche nei panni di mio padre dicendo, magari mi aspettavo che magari mio figlio si sposava, che era figlio, di essere nonno, di avere nipoti. Cioè, anche queste cose qui si potrebbe anche fare comunque. Quindi vabbè, dopo piano piano ho accettato anche mio padre questa cosa, anzi devo dire che dopo di questa cosa qui abbiamo avuto anche un rapporto abbastanza bello, sì, tutti e tre insieme, perché io ho iniziato ad essere me stesso, di non nascondermi per quello che sono, non mi devo vergognare assolutamente per nessuno, nessuna ragione al mondo di quello che sono io. Ho imparato di fregarmi delle critiche, dei pregiudizi degli altri e niente. Anzi, adesso devo dire che comunque c'è anche il rapporto rispetto prima, che in cui mi nascondevo con mio padre, con mia madre, è cambiato, ma non è cambiato in peggio, è cambiato in meglio, perché mi confido di più con i miei genitori, gli dico tutto, perché alla fine i miei genitori non sono solo come genitori. Io ho la fortuna di avere due genitori veramente splendidi, perché sono anche giovani, e quindi io gli racconto tutto, perché sono genitori, sono amici, sono... e tutto, cioè loro sono la mia vita alla fine. Quindi ogni tanto mio padre ogni tanto ci scherza su qualche battutina, però sa che... cioè io so che scherza, quindi ci mettiamo a ridere di sera, ci prendiamo per il culo a vicenda, no? Cioè c'è tanta ironia tra noi. E quindi... dopo, quando mi sono detto questa cosa qui, perché aveva, dentro di me avevo questo peso che mi deprimiva, veramente mi soffocava questa cosa qui. Quando l'ho detto mi sono sentito una sensazione di leggerezza, libertà, ero proprio in pace. Persone che stanno vivendo questa storia qui, che magari si nascondono dai genitori eccetera, lo so che non è facile, perché ci sono tanti genitori purtroppo ancora nel 2020 con tanta ignoranza, che purtroppo, come si sente tutti i giorni purtroppo, o che magari i genitori ammazzano i figli o che sbattono fuori di casa, è una cosa veramente brutta. Anche perché sinceramente ora, nel senso che ci penso, e faccio scuola, come faccio a ammazzare mio figlio o picchiare o cacciare fuori di casa mio figlio, cazzo, l'ho cresciuto mio figlio solo perché è gay. Cioè ragazzi, cazzo, a parte che veramente c'è, nel mondo c'è tanta cattiveria, molta cattiveria, e quindi cioè purtroppo c'è l'ignoranza, ma io spero che questa cosa qui si diminuisca, percentuale di queste persone bigotte, ecco. E comunque volevo anche ringraziare, comunque sia una youtuber, una carissima youtuber che seguo da anni, che per me veramente, cioè, non so chi la conosce, ma è la diva del tubo, che la saluto, ti mando un grosso bacione. E quindi grazie a lei ho imparato di essere me stesso. Se c'è un problema, di affrontarli. Cioè, nel senso, perché dovrei adesso avere vergogna? Prima ovviamente facevo tante paranoie, ma adesso proprio non mi sbatte proprio niente, perché comunque sia... sarà una cavolata, però comunque sia una youtuber che ogni tanto fa video di autostima, di queste cose, cioè a me veramente mi ha aiutato tanto comunque. Nonostante che questa youtuber qui è stata, cioè, molto giudicata e tutto, però per me è veramente una persona con le palle, proprio di più rispetto a tante persone maschie e etero. Questo c'è proprio da dirlo. E quindi io la ringrazio tantissimo, Alicia.
spero che guarda questo video qui, che mi farebbe veramente molto piacere se guarda questo video. Vabbè, comunque sia, voglio dire, siate voi stessi. Non nascondetevi per quello che siete, mai. Perché se voi siete voi stessi nella vita, cioè vivete benissimo, benissimo. E ci sono delle cose fondamentali. La prima cosa, ignorate le persone plebee di cervello, in cui sono ignoranti, che sanno solo giudicare gli altri, perché alla fine se una persona giudica gli altri, perché vuol dire che nella loro vita è misera, non ha nient'altro da fare, o perché sono invidiosi, e soprattutto perché c'è purtroppo tanta ignoranza e bigottismo. Quindi in questo video qui oggi ho raccontato un po' di questa mia cosa un po' personale, spero che vi sia piaciuto. Voglio sapere il vostro coming out nei commenti, che sono proprio curioso di vedere com'è andata, sperando che è andata a buon fine, perché purtroppo, come ripeto, se vi ho fatto anche la testa tanta così, che tante persone purtroppo è andata male, e questo veramente mi dispiace tantissimo. Io vi mando un grosso bacione. Consigliatemi altri video da fare per il mio canale, che voglio questo canale che cresca. Vi mando un bacione, ve l'ho già detto, vabbè, sono un po' fuso. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!